La nautica italiana naviga con il vento in poppa. Anche il 2017 è stato un anno di crescita e positive sono le previsioni per il 2018. La maggioranza delle aziende del settore prevede infatti un incremento del fatturato a doppia cifra per il prossimo anno. A tracciare un bilancio dell'anno che sta per chiudersi e a indicare le prospettive per il prossimo è stata l'Assemblea Nazionale di Ucina, Confindustria Nautica, che ha riunito a Roma imprenditori e operatori del comparto e rappresentanti di governo e istituzioni. Il bilancio è molto positivo, la ripresa che ci sembrava estemporanea e temevamo che fosse un po' come i fuochi d'artificio, e da ormai 3 anni cresciamo a 2 cifre, quindi un triennio a 2 cifre vuol dire che è solida. La nautica da diporto, che è un settore importantissimo, sta creando e ha creato anche nel 2016-2017 numeri di addetti e di fatturato veramente impressionanti, quindi è un settore di eccellenza italiana. Anche il 2018 si preannuncia in crescita, ma la grande svolta è arrivata quest'anno con il nuovo codice della nautica da diporto. Lo aspettavamo da 11 anni questa riforma e negli ultimi 3 abbiamo lavorato intensamente giorno e notte gli ultimi 2 per modificarlo. Essendo trasversale a tutte le attività del settore, avrà benefici diffusi a tutta la filiera. Il codice è approvato, è finito, è stato veramente una grande operazione di semplificazione amministrativa, di informatizzazione, perché con lo sportello telematico, col registro telematico faremo grandissimi passi avanti. C'è anche una grande promozione della cultura del mare a tutti i livelli. E intanto già si guarda l'appuntamento clou del prossimo Salone Nautico di Genova. La 58esima edizione si svolgerà dal 20 al 25 settembre del 2018. Stiamo lavorando perché sia un salone, se si può, ma si può, ancora più bello dello scorso anno. Il mercato ci aiuta, per cui siamo molto ambiziosi, abbiamo un progetto di un salone ancora più importante.